Dai vertici al chiuso nei palazzi alle azioni di sensibilizzazione in strada. Contro la piaga delle estorsioni, le istituzioni scelgono di parlare direttamente con i cittadini. A Foggia una delegazione guidata dal prefetto Maria Tirone ha incontrato i commercianti del centro, distribuendo lettere che spiegano l'impegno della neonata associazione anti-racket cittadina costituita lo scorso novembre. Una vera e propria passeggiata della legalità a cui hanno partecipato il presidente nazionale della Federazione Anti-Racket, Tano Grasso, i rappresentanti regionali e locali delle associazioni che combattono il pizzo, il presidente della Fondazione Antiusura Buon Samaritano, Pippo Cavaliere, e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Le istituzioni, le associazioni vanno dai commercianti, dagli operatori economici, innanzitutto a dare vicinanza alla presenza dello Stato, della Repubblica, a dare le ragioni del perché la legalità sempre e soprattutto la collaborazione delle istituzioni conviene, a dare coraggio, a dare forza. La denuncia è l'unica strada per liberarsi dal cappio delle estorsioni, ribadisce Tano Grasso. Qui siamo in territorio con una presenza mafiosa. Domani sarò a Bitonto, nell'aula bunker, per la costituzione di parte civile per il processo Corona che riguarda la criminalità foggiana. Servono le denunce. Ora, il fatto che un commerciante decida di denunciare lo fa se questa alternativa che noi offriamo è credibile. E per renderla credibile ci vuole tempo, bisogna insistere.